Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 17 settembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Domenica da buttare nel cestino. Il cestino dove finiscono i fili da eliminare, sarebbe il contenitore ideale per questo domenica mal riuscito fin dal primo mattino. Volere delle stelle, la Luna e Marte in quadratura e Plutone all'opposizione. Armonici solo il Sole e Mercurio nel segno della Vergine, fissato con la salute. Ma non prendetelo come un premio di consolazione, però, se il corpo e la mente sono in armonia non faticherete nemmeno a sostenere tutte le complicazioni della giornata, grane familiari, guasti domestici e incomprensioni con il partner. Ma la goccia che farà traboccare il vaso sarà un cambiamento repentino di programma messo in atto a vostra insaputa dagli amici. Insomma tutte storte, senza che voi abbiate la benché minima parte in questa commedia tragicomica. La coppia e l'amore appaiono stabili e fortificati, anche se apparentemente ci sono piccole crepe, l'edificio è al sicuro e ben solido. Solo i progetti potrebbero essere ritardati da una certa noia e monotonia che potrebbe attraversare la coppia che però resterà solida. Inviti di amici a feste, inviti da parenti, cene. Pranzi, colazioni possono allietare la coppia. I single avranno molto da fare partecipando a feste e cerimonie, le conoscenze potrebbero esserci ma non esaltanti. In ogni caso metteranno tanto impegno nel consolidare la loro immagine che costituirà una profonda attrattiva in seguito. Oggi affioreranno alla vostra mente cose passate che in parte vi rattristeranno. È possibile che in giornata incontratiate qualcuno che non vedevate da tempo e non è detto che questo vi farò piacere. Meglio una certezza oggi che tante possibilità domani ma di cui non avete nessuna certezza. In fondo ogni tanto dovete essere pratici e cogliere le occasioni concrete a volo. Qualche nuvola in amore non sortirà effetti devastanti, soprattutto per quelli che sono in coppia da molto tempo. Ricordate che conoscere bene e a fondo il vostro partner è di vitale importanza. Contatti con persone che hanno a che fare con moda, arte o bellezza. Ogni giorno porta il suo affanno e oggi potreste avere qualche motivo in più per recriminare, anche se per l'amore si aprono buone prospettive, con la conferma di alcuni importanti rapporti di coppia, per il restante non si potrà dire certo che questo è un giorno fortunato. Cercate di organizzare questa giornata per il meglio e in modo più accurato possibile. Contrattempi in agguato potrebbero rendervi difficili le cose più facili. Non trascurate la persona amata. Potreste ritrovarvi con un pugno di mosche. L'alimentazione va completamente rivista, cercate di seguire delle diete intelligenti e che soprattutto non siano dannose. Dovete regolare al meglio le vostre abitudini alimentari. Giorno eccellente per sistemare questioni noiose. Un pesci di scena. Migliora il tuo look. Comprati un vestito elegante. Il sole continua a essere favorevole dalla Vergine ed è sostenuto da un munifico Giove in Toro, appartenente all'elemento terra, complementare dell'acqua di cui voi fate parte. Alla grinta si somma il carisma, all'astuzia la simpatia. Se aggiungiamo a questi supporti celesti, i benefici stabili di Saturno e Nettuno, abbiamo un mix di creatività, estro e fortuna, su cui potete fare conto, specie se appartenete alla prima e terza decade cancerina. Un bel tono muscolare vi aiuta a mettervi in gioco in ogni tipo di attività che implichi il movimento fisico. Con Marte contrario siate più attenti negli sport di squadra. Sarete così pronti per una giornata tra le più vivaci dell'anno. Famiglia battagliera, fa testo la coppia Luna-Marte in quadratura. Prudenza ai fornelli e soprattutto col barbecue, se avete invitato gli amici per una delle ultime grigliate dell'anno, prima che il meteo cambi, attenti a non arrostirvi le dita, le salsicce bastano e avanzano. Amore ed Eros. Partner testone, quasi quanto voi, se poi ci aggiungete la famiglia battagliera, i suoceri rompiscatole e i vicini chiassosi, avrete il polso della situazione, in realtà piuttosto agitato. Irritabili anche voi, che almeno avreste potuto dormire qualche ora in più,
invece siete in piedi dalle 6 a camomillare Fido che proprio stamattina ha deciso di svegliarvi all'alba. È un momento straordinario per incontri unici. Nettuno e Mercurio annodano aspetti per voi davvero strepitosi. Chi è in cerca della persona giusta si dia da fare. E con l'appoggio di tali favori celesti potrete scegliere il nuovo partner con entusiasmo e lungimiranza. In particolare se appartenete alla prima e terza decade cancerina. Lavoro e denaro? Belle opportunità, magari per un'occupazione temporanea che vi permetterà di raggranellare qualche soldino, utilissimo se l'azienda dove siete impiegati è ridotta alla canna del gas. Fondamentale cercarsi e trovare alternative, la buona volontà premia. I pianeti sono ben disposti, sappiate sfruttare adeguatamente questo momento. Dopo una fase in cui vi siete sentiti costretti a fare ciò che non volevate, siete liberi di giocarvi le chance professionali nelle vostre corde e che vi porteranno al successo. Benessere. Chiamatelo pure col suo nome, malessere, fatto di nervosismo e insonnia, bruciori allo stomaco, eppure gli ultimi esami clinici dichiarano che state benone. E hanno ragione, il vostro problema è solo stress. Emicrania e bruciorino di stomaco per chi se la prende a male senza un vero perché, basta una parola fuori posto a scombussolare la vostra ipersensibile emotività. Denaro? Con Venere fedele alleata dal segno espansivo del Leone, siete tentati a spendere e espandere anche in oggetti di lusso. Ma la Luna nella severa bilancia vi impone dei salutari limiti, che voi seguirete saggiamente. Per lei, suocera invadente e fin qui passi, ma quando inizia a criticarvi mettendovi in urto col vostro lui, sfoderate le unghie e difendete le vostre ragioni con veemenza insospettata. Dolci sì ma non inermi. Per lui, bravi in cucina, ma non oggi, prima bruciate lo sformato, poi vi ustionate le dita. Decisamente con il fuoco non andate d'accordo. Colore delle emozioni, viola. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 4, attività, 6, finanze, 7, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace. Sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.